signor Presidente, non potendo sottrarmi dalla valutazione di come, nella riforma della scuola, Renzi poteva scegliere fra la qualità, il merito, poteva prendere in considerazione alcune delle nostre proposte di altri gruppi che andavano in questa direzione, per migliorare il testo privilegiando il ragazzo e le famiglie. Ma lui ha scelto la ditta, come gli hanno ricordato esponenti autorevoli del suo partito, già PC, PDS, DS e PD. Tra le famiglie e i ragazzi, da un lato, e la ditta dall'altro, Renzi ha scelto la ditta ed è per questo, signor Presidente, che Fratelli d'Italia respinge al mittente l'intero impianto di questa legge, perché noi, invece, a differenza sua e del Partito Democratico, scegliamo gli italiani. La ringrazio. La collega Binetti, prego. Mentre ascoltavo alcuni degli interventi dei colleghi, ho avuto la sensazione che stessimo parlando di un'altra legge. Perché a me è sembrato che tutto quello che è stato detto da alcune persone, partendo da quello che possiamo considerare il frammento di verità insito nella legge, poi venisse declinato in maniera, direi, proprio sostanzialmente perversa, no? Come se davvero nella Commissione, prima alla Camera, successivamente al Senato, poi ancora alla Camera, in realtà invece di avere un gruppo di colleghi con i quali è anche lecito, legittimo avere delle idee diverse, di fatto non ci fosse però nessuna passione per la scuola, nessun interesse per gli studenti, nessuna profonda stima per il personale docente e tutto sommato nessuna fiducia nella capacità di generare una misura che possa ridare al nostro Paese slancio e credibilità. Quando penso allo slancio e alla credibilità non mi riferisco, pensate, nemmeno in Europa, mi riferisco prima di tutto slancio e credibilità qui in Italia, nelle nostre città, nelle nostre case. Lo slancio e la credibilità di cui hanno bisogno gli studenti, in questo momento fortunatamente per la gran parte in vacanza, mentre in qualche modo sognano con la nuova scuola, sognano il ritorno a scuola, sognano il ritorno con i compagni, sognano i nuovi colleghi con cui si troveranno, i nuovi docenti, i nuovi programmi. C'è sempre in ogni giovane, nelle diverse fasce della vita, nell'immaginario che ci accompagna ancora a distanza di anni, c'è sempre l'idea del ritorno a scuola come una delle parentesi più interessanti e più produttive della giornata. Viceversa, mi è sembrato che la visione della scuola che è emersa in alcune narrazioni che ne sono state fatte in quest'ultima ora fosse veramente una narrazione persecutoria, ostile. Ora, io non credo che, per quanti limiti ci possano essere un disegno di legge di questo tipo, qualcuno abbia voluto veramente ferire il Paese in quello che è la sua parte più alta, più nobile e più sicura, che è quella che riguarda, per così dire, la meglio gioventù, i nostri giovani, quelli che oggi ci sono in qualche modo affidati perché noi possiamo trasmettere loro gli strumenti migliori dal punto di vista della cultura, anche dal punto di vista del carattere, dal punto di vista dello spirito di iniziativa, per poter a loro volta tra qualche anno sedersi qui accanto a noi, noi non ci saremo sicuramente, comunque sedersi in questi banchi e progettare a loro volta altre riforme, altro spirito. Io credo che questo è quello che mi dispiace molto, ho sentito assente nelle narrazioni di molti colleghi, ho sentito un pessimismo così cupo, un senso, come dire, incombente di dramma che ci si sta per scaricare addosso, che veramente io credo che un onesto realismo non dovrebbe nemmeno permettere. Ci diceva qualche giorno fa il Presidente del Consiglio: c'è un Paese, l'Italia, che sta ripartendo. Con tutti i nostri limiti abbiamo l'occasione di costruire un futuro di opportunità per i nostri figli. Sciuparla sarebbe un errore. Ecco, io credo che questo bisogno di avere un filo diretto, che è un filo diretto di generazione, e quando dico di generazione mi piace immaginare questa parola, da un lato con tutta la forza pregnante che ha del patto intergenerazionale, ma mi piace anche pensarla come una capacità di generare azioni, azioni concrete, azioni positive, che sono quelle azioni che tutti noi immaginiamo dovrebbero rendere più bella, più interessante, più efficace l'avventura della scuola per i giovani che dovranno frequentarla tra pochi mesi di nuovo. Il nostro progetto non è prendere e lasciare, diceva sempre il Presidente del Consiglio. Siamo pronti a discutere, ma facciamolo nel merito, senza la paura di cambiare.
La buona scuola non la inventa il governo, la buona scuola c'è già, siete voi, o meglio, siete molti tra di voi, ma non tutti voi. Io credo che in queste parole del Presidente del Consiglio c'è molta della, come dire, anche della dialettica che ha animato i primi interventi di questa nostra ripresa del dibattito sulla buona scuola. Prima di tutto dobbiamo mettere da parte la paura di cambiare. È chiaro che cambiare comporta un rischio. È chiaro che quando si cambia non c'è un'assicurazione per la vita. Quando si cambia, in un certo senso, si sa quali sono, come dire, i difetti a cui si vuole rinunciare, si sa quali sono i sogni e i desideri che si vorrebbero realizzare, ma non si ha la certezza che abbandonando i difetti di un sistema non si abbandonino anche alcune delle qualità che comunque erano legate in quel modo di fare e che quando si realizza un'innovazione si sa che ci sarà certamente del buono, ma non si è del tutto certi che attraverso questo buono in qualche modo non ci possano essere nuove difficoltà. Non si può eliminare solo i difetti di ciò che si ha per acquisire solo le qualità di ciò che non si ha. C'è sempre un bilanciamento, come in tutte le cose, c'è un bilanciamento dei diritti, c'è un bilanciamento delle posizioni e ci sarà anche un bilanciamento dei vantaggi e in qualche modo degli svantaggi. Ma quei vantaggi saranno tali non solo perché sono scritti nella legge, ma perché noi crederemo che quei vantaggi possono essere tali da tradursi in effettive opportunità per i giovani. Se noi crediamo già all'inizio che non c'è nulla di buono in questa legge, allora mi permetto di ricordare quella famosa profezia che si autoavvera. Colleghi, se non credete che non c'è nulla di buono, siate certi che molti si regoleranno perché nulla di buono ci sia. Viceversa, se credete che molto di buono ci possa essere e lavoreremo perché questo buono, che è un buono potenziale, si traduca in un buono attuato, allora state anche certi che noi ci troveremo con una scuola migliore. Non sarà probabilmente una scuola perfetta, ma sarà certamente una scuola migliore. E credo che la dimostrazione di tutto ciò è che il dibattito che si è svolto prima alla Camera, poi al Senato, poi è tornato alla Camera, nella percezione di tutti, di fatto ha migliorato la legge. L'ha migliorato in alcuni aspetti, l'ha migliorato in funzione di un dialogo che si è stabilito comunque con le parti sociali, siano esse le famiglie, i genitori, le associazioni, i docenti, addirittura gli stessi studenti, quando sono già negli studenti nelle ultime anni in grado di dire di che cosa hanno bisogno, di dirlo con i loro linguaggi, con le espressioni che caratterizzano la cultura innovativa, perché ogni tempo è un'innovazione. Per ogni tempo la nostra vera difficile battaglia è quella di mantenere il meglio di una tradizione, ma se noi questo meglio della tradizione lo tratteniamo soltanto nelle nostre mani e non lo facciamo scorrere, non lo facciamo fluire, succederà come l'acqua che una volta che è trattenuta non può che imputridirsi. Viceversa, il meglio della tradizione diventa vivo proprio nella misura in cui scorre, nella misura in cui si evolve. Io voglio dire che ci sono due cose interessanti, a mio avviso, da sottolineare in questo momento. Dopo oltre 3 anni di crisi, sembra proprio che in questo periodo il PIL italiano incominci timidamente, molto timidamente, a crescere. È un risultato positivo dopo anni di recessione, ma non è ancora sufficiente. L'unica strada per ricominciare a crescere con i ritmi necessari è investire sulla scuola, sulla cultura, sull'educazione. Occorre restituire centralità all'educazione e prestigio sociale all'educatore. Noi la battaglia della disoccupazione giovanile la combatteremo insieme ai giovani, costruendo insieme le soluzioni, dando vita insieme ai nuovi modelli, non avendo un prodotto confezionato che gli offriamo. Tutto al più sarà una sorta di semilavorato che gli diamo, una specie di precotto, che dovremo però finire di cucinare insieme, che dovremo finire di lavorare insieme. Ed è in questa sinergia positiva che io trovo uno degli elementi di forza di questo disegno di legge. È per questo che noi vogliamo investire più risorse nella scuola. Prima di tutto risorse umane e poi risorse scientifiche, risorse organizzative, risorse tecnologiche e risorse economiche. La scuola è il giusto punto di ripartenza e questa legge, con le sue luci e le sue ombre, è un'importante piattaforma per rilanciarne la mission specifica,
aggiornandola per rispondere sempre meglio alle caratteristiche di cui abbiamo bisogno, senza avere paura del confronto, senza avere paura di una dialettica, senza avere nemmeno paura di una vis polemica. Però, per favore, non trasformiamo la naturale vis polemica, la naturale dialettica tra maggioranza e opposizione, non trasformiamola invece in una forza distruttiva. Ciò che mi ha un po' sgomentato in alcuni degli interventi che ho sentito è una forza distruttiva. L'idea convinta che questa riforma vada distrutta, che non possa essere assunta, che non possa essere migliorata. Questa tenebra che attraversa la scuola significa generare pessimismo negli studenti. Gli studenti hanno comunque bisogno di potersi fidare dei loro genitori, potersi fidare dei loro docenti, ma potersi fidare anche delle istituzioni e, per quel che vale, anche di questa istituzione del tutto particolare come il Parlamento. Io mi sono segnata alcuni punti che io considero positivi e non mi voglio, i colleghi che hanno parlato finora, io voglio centrarmi sui punti positivi di questa legge, quelli che tali mi sono sembrati e quelli che insieme a voi voglio ripercorrere. Sicuramente la stabilizzazione a tempo indeterminato di oltre 100.000 insegnanti fino ad ora precari è un valore. L'avete detto anche voi, se c'è bisogno di continuità, c'è bisogno di stabilità, certamente questa stabilità e questa continuità non attraversano il 100% della popolazione docente, come non attraversano il 100% delle scuole o delle iniziative, ma è una forte spinta alla stabilità. E nella relazione stabile il docente sviluppa la capacità di prendersi cura di questi studenti, perché sa che questi studenti sono i suoi studenti. Ciò che sempre ha creato tensione, una tensione che peraltro ha reso molte volte difficile la gestione delle classi con i supplenti, tutti noi abbiamo avuto dei supplenti e tutti noi in qualche modo ci siamo, come dire, divertiti qualche volta con i nostri supplenti, ma perché sapevamo che quello non sarebbe stato il nostro professore e loro sapevano che noi non saremmo stati i suoi studenti. Non c'era quel rapporto di appartenenza reciproca in vista di un obiettivo comune da raggiungere. La stabilità e la stabilizzazione sono un valore e invece di mordere il freno per quei, chiamiamoli così, 50.000 altri promessi e che ancora non abbiamo. Benissimo, lavoriamo perché questa stabilizzazione anche per loro si compia il prima possibile nel miglior modo possibile. Ma non mettiamolo in discussione. Stabilizzare significa dare costanza, solidità, affidabilità agli uni e agli altri. E significa anche poter lavorare gli uni e gli altri sulla correzione di ciò che non funziona e sulla valorizzazione di ciò che può essere fatto meglio. Per cui noi ci auguriamo che i prossimi concorsi siano concorsi per merito e ci auguriamo che tutti quelli che sono i migliori docenti per esperienza, per curriculum, per passione, abbiano la possibilità di dimostrarlo e la possibilità di essere inseriti il prima possibile in questa straordinaria avventura che è la scuola. È stato detto che gli investimenti che saranno fatti per l'edilizia scolastica si misurano in alcuni miliardi che possono essere considerati pochi. I soldi sono sempre pochi. E lasciatemi dire una battuta, che non vuole nemmeno essere una battuta, però è l'esperienza di un'intera giornata passata qui in aula oggi, nella prima parte a discutere del disegno di legge sull'autismo, a ISO-risorse. Per un disegno a ISO risorse nei confronti del quale si è scatenata l'intero Parlamento, noi qui abbiamo un disegno di legge in cui le risorse ci sono. Chiaro che non ci saranno mai abbastanza, chiaro che ne avremo bisogno sempre di più, perché quando parliamo effettivamente dell'edilizia scolastica, noi abbiamo in mente obiettivi importanti che sono la sicurezza anche degli edifici. Ora è un po' di giorni che non leggiamo sui giornali che in quell'aula è caduto un pezzo di intonaco, che in quell'altra aula c'è stato quell'altro inconveniente, eccetera, eccetera. Ma sappiamo che l'edilizia scolastica non è solo, ancora una volta, rendere più solide le strutture che ci sono, e anche renderle in quella che si chiama la cosiddetta location
più accattivanti per gli studenti, più vicini ai loro modelli, più vicini. Le aule debbono parlare. Qualcuno di voi, sono andati tutti via, i nostri colleghi, che non hanno mai visto la pedana sotto la cattedra. Ma alcuni di noi sono di quella generazione, giusto appunto, lo so. Ma alcuni di noi avevamo la pedana sotto. Io mi ricordo benissimo quando fu tolta la pedana dalla cattedra. Non era niente di perché, era un linguaggio evidentemente simbolico. Ma nel simbolico c'era l'idea di una maggiore approssimazione, di una maggiore possibilità di interfacciarsi gli uni con gli altri, di sentirci insieme parte di un unico progetto, un po' meno direttivo, un po' meno frontale, un po' più interattivo. Quando noi siamo passati attraverso tutta una serie di esperienze, che è vero che sono cominciate prevalentemente negli anni 70, ma siamo passati da una serie di didattiche, di modelli di didattica sempre più interattiva, per così dire meno cattedra, quando si parlava di quella didattica per problemi, no? Utilizzando quella terminologia anglosassone per cui il problema andava posto nella classe, l'obiettivo andava posto non tanto in termini di materia disciplinare quanto in termini di approccio a una conoscenza tematica articolata con molte sfaccettature, e c'erano quindi gruppi di studio, i nuclei tematici che i professori affrontavano da diverse angolature a secondo le specifiche discipline per aiutare i ragazzi a passare contestualmente da un sapere analitico a un sapere sintetico, per passare da un sapere sistemico e sistematico a un sapere capace di affrontare problemi, capace di misurarsi con qualcosa che non possedevano. Ce lo ricordiamo tutti, la differenza che c'era quando ce la spiegavano, tra risolvere un problema perché applichi una regola e quindi in pratica è una logica caratterizzata da un suo determinismo, e quando invece la regola la devi in qualche modo scoprire, quando devi andare alla ricerca di quella soluzione. Sono esperienze che sono entrate nella natura del nostro modo di far scuola, nel nostro modo di far didattica. I migliori dei docenti insegnano così già da tempo, e le scuole sono laboratori didattici, sono labori pedagogici, laddove c'è un insegnante che ha la passione, che ha la voglia di insegnare, che ha voglia di mettersi in gioco, che ha voglia di ripartire dall'attualità per riscoprire attraverso l'attualità le radici, se volete anche le radici classiche di quel sapere. Capire che i valori umani sono gli stessi dai tempi di Omero, che ai miei tempi si apprendevano attraverso l'Iliade e l'Odissea, ma oggi si possono apprendere in mille altri valori, ma i valori del coraggio, i valori della solidarietà, i valori dello spirito d'avventura. Perché ci duole tanto in questi giorni l'esperienza che sta maturando in Grecia? Perché la Grecia è cara a tutti noi, perché la Grecia è in qualche modo dentro di noi, e non solo la Grecia delle traduzioni, la Grecia della sintassi, ma la Grecia della letteratura, la Grecia del teatro, la Grecia delle tragedie, la Grecia dei poeti. I nostri anni di liceo sulla letteratura greca hanno fatto partire delle esperienze di straordinaria ricchezza, e per questo che noi soffriamo per quello che sta succedendo in Grecia. Ed ecco che un professore attento, un professore sensibile, riparte dal dramma di adesso, probabilmente anche per interrogarsi: ma come è stato possibile che un paese che ha inventato tutto, forse salvo il diritto, che ce lo concedono tutti, l'abbiamo inventato i romani, ma ha inventato tutto, com'è possibile che si possa ridurre in questo modo? È il mistero di quando si perdono le proprie radici, di quando si perde la propria cultura. E questo disegno di legge, ringraziando Dio, rimette al centro di un dibattito tutte quelle che sono le discipline anche umanistiche, quelle scienze umane, e lo fa avendo tutta l'accortezza che questo non presti il fianco a un'accusa, di un sapere obsoleto, perché lo fa immediatamente accentuando l'esigenza di una digitalizzazione delle scuole, l'esigenza dell'apprendimento dell'informatica, l'esigenza dei nuovi saperi. Nuovi e vecchi saperi che trovano nuovi modelli di sintesi, ma per questo abbiamo bisogno di docenti che amino la scuola, che ne assumano la sfida, e non c'è nessuna legge che possa mettere per iscritto tutti i programmi, perché se lo facesse contraddirebbe a quella che è una delle parole chiave più
più belle e più forti di questo disegno di legge, che è l'autonomia. Un'autonomia, guardate, che si declina nel momento di poter elaborare progetti didattici, un'autonomia che si comincia a elaborare attraverso le scelte dei modelli che si possono fare, ma è anche l'autonomia con cui i genitori possono scegliere prima, più e meglio la scuola per i propri figli. Sono parole chiave trasversali che attraversano tutto il disegno di legge. È un riconoscimento a una libertà che è vero, che come ogni libertà richiede un'assunzione forte di responsabilità. Se ci saranno scuole e si creeranno delle scuole d'élite, attenzione, io posso soltanto citare un'esperienza molto romana. A scuola, a Roma, ci sono alcuni licei pubblici, classici e scientifici di altissimo profilo, tali che per cui molte scuole private d'élite anche loro faticano a tenere il passo, perché l'élite non la fa la scuola statale o la scuola non statale. L'élite la fa sostanzialmente la passione dei docenti che riescono a creare un clima in cui l'avventura del sapere, per dirlo ancora una volta, utilizzando il poeta e utilizzandolo veramente nelle sue radici greche, fatti non fosti a vivere come bruti ma per seguire virtù e conoscenza. Ed è su questo filone che la scuola e questo progetto educativo marca anche alcuni passaggi molto interessanti. Quando la sua enfasi non è un'enfasi esclusivamente cognitivistica, quando accanto all'attenzione per quelle che sono le discipline dell'apprendimento, presta attenzione anche a quello che è lo sviluppo della personalità di questi ragazzi, e lo farà affrontando uno dei temi che sono quelli, per esempio, che dicono no alle discriminazioni, che dicono no alla violenza, che dicono no alla violenza in tutti i modi in cui si possa manifestare, che sia la violenza contro le donne, quindi anche, come dire, questo tema forte delle pari opportunità, che sia una violenza che si esprima attraverso il cyberbullismo, comunque sia, è un no chiaro e forte alla violenza. E lo è perché noi vogliamo costruire in nostri ragazzi uno stile di vita democratico centrato sul rispetto reciproco, centrato sull'inclusione. Un'inclusione che è attento non solo alla differenza tra ragazzi e ragazze, è un'inclusione attento alla coabitazione, nella condivisione dei valori, dei contenuti, dei progetti, per esempio tra i ragazzi immigrati e i ragazzi che sono e gli italiani, che li riconosce e li pone sullo stesso piano. Ma è anche un disegno di legge che, quando parla di pari opportunità, assume come sfida alta tra le pari opportunità quella che riguarda i ragazzi disabili. È un disegno di legge in cui molti articoli tengono in conto la necessità di un accompagnamento che si spinge perfino adesso un accompagnamento domiciliare. Lo dice espressamente la legge questo punto. Se il ragazzo ne avrà bisogno, la scuola va a casa del ragazzo. Oggi abbiamo discusso, lo ripeto, il disegno di legge sull'autismo, e da molte voci sono venuti fuori perché sono stati bocciati emendamenti che in qualche modo chiedevano più assistenza domiciliare per questi ragazzi. Perché non ce n'è di bisogno, perché ci sono già degli strumenti forti, ci sono degli strumenti che noi vogliamo declinare al massimo livello possibile, perché si sappia che questa scuola sarà una scuola in cui, insisto, le pari opportunità sono prima di tutto quelle tra ragazzi abili, e comunque, come dice qualcuno, i ragazzi sono tutti diversamente abili. Sono tutti ragazzi portatori di punti di forza e portatori di fragilità, siano esse le fragilità legate a una patologia, siano le fragilità legate a una, come dire, fragilità emotiva, in cui molte volte noi leggiamo anche storie familiari complesse, storie familiari difficili che ci sono dietro. Questo disegno di legge assume queste cose. Ben sai, Ministro, quanto abbiamo insistito, credo che non ce ne voglia, ma addirittura a un certo punto sembrava veramente che non avremmo votato questa legge se lei non ci avesse regalato
con tutta lucidità, con tutta responsabilità, mi auguro con tutta autonomia, una circolare in cui si impegnava a dire che il discorso sull'integrazione, il discorso sull'interazione, il discorso del no alla violenza, il discorso alle pari opportunità non era un cavallo di Troia perché l'ideologia del gender penetrasse nelle scuole. Non era questa battaglia che abbiamo fatto, e l'abbiamo fatta con l'opinione pubblica, l'abbiamo fatta con i comunicati stampa, l'abbiamo fatta anche in piazza, non era una battaglia contro questo disegno di legge, che il gender non lo nomina nemmeno, ma era una battaglia su una prassi che si è creata nel governo precedente, appartiene al governo Monti. Il momento in cui dal viceministro con delega alle pari opportunità, in collaborazione con quello che era il meccanismo dell'UNAR e con la copertura del MIUR, fu fatta circolare tra le scuole una produzione di libri, librette e librettini che veramente andavano a toccare, in modo negativo, quello che è uno dei principali diritti dei genitori alla scelta anche di certi contenuti nell'educazione dei figli. Abbiamo ricevuto dal Ministro tutte le possibili rassicurazioni su questo punto, recuperando come valore l'integrazione, recuperando come valore la cultura della differenza, recuperando come valore quell'integrazione degli uni con gli altri che sanno guardarsi in faccia, perché c'è anche una lealtà dei piani educativi, c'è una lealtà dei progetti educativi, c'è l'idea che noi stiamo formando davvero la nuova generazione, ma non solo una nuova generazione che guarda a obiettivi, per esempio, di una università diversa. Il Ministro lo sa bene, ci ha anche promesso che dopo la buona scuola verrà la buona università, ma il Ministro sa bene con quanto impegno, per esempio, l'ANVUR sta lavorando insieme all'AVA, eccetera, eccetera, per i progetti della valutazione in università. La valutazione sta diventando uno strumento importante perché ogni docente, perché ogni ateneo, perché ogni realtà possa misurare se stessa in termini di qualità, di risultati che produce, perché la libertà che questa legge riconosce attraverso l'autonomia avrà degli indicatori che debbano e possano essere misurati. E saranno misurati, io mi auguro con tutto il cuore, con la stessa cultura, io perlomeno ho letto in questo spirito, quando qui si riferisce all'integrazione tra la scuola e il lavoro con questa sorta di alternanza che permette di integrare esperienze diverse, permette di rafforzarle attraverso quella capacità che hanno i giovani di porsi domande nella misura in cui si misurano con esperienze nuove, e questo glielo potranno dare i tirocini, gli stage, tutte queste realtà che fanno sì che la scuola non sia una astrazione o una mera esperienza libresca, ma che sia invece un vissuto reale, una vivenza che giorno per giorno loro possono rinnovare e che possono anche calibrare sulla base dei loro interessi. E questo mi sembra un po' riecheggiare quello che per l'università, oltre alla funzione della didattica e della ricerca, va sotto il nome della terza missione, no? Quella terza missione dell'università che la fa essere in vibrazione costante e continua con il contesto sociale in cui è immerso. Anche la scuola ha una sua terza missione e la sta assumendo. E questo disegno di legge la tratteggia con grande efficacia. Ecco, colleghi, io voglio dirvi una cosa. Non credo che questo sia un disegno di legge perfetto. Non credo che questo disegno di legge non avrebbe potuto essere migliore. Non credo che questo disegno di legge, per il solo fatto di essere così e non in quest'altro modo, produrrà risultati migliori o meno. Questo dipenderà da noi nella misura in cui sapremo trasmettere a tutti i docenti una rinnovata passione, perché anche loro si riconquistino quella stima, quell'apprezzamento che fino a poco tempo fa ci avevano. Fino a poco tempo fa la maestra era ancora colei che a distanza di 50 anni poteva mettere in riga i suoi allievi per importanti che fossero. Era sempre la maestra, perché c'era quel rispetto che nasceva dalla consapevolezza che quella persona ci aveva trasmesso conoscenze che prima non avevamo, ci aveva trasferito competenze che prima non avevamo, ci aveva arricchito. In qualche modo è vero che a scuola si nasce un'altra volta, perché è proprio questo che fa della scuola un potente strumento di coesione sociale, un ascensore sociale. Studia e potrai fare,
studia e potrai diventare, studia e potrai sviluppare. Ecco, io credo che se noi trasmetteremo questa passione ai docenti, prima di tutto, se loro sentiranno che il garantirgli condizioni di stabilità è permetterli in condizione di lavorare prima, più e meglio con gli studenti, se noi sapremo trasmettere alle famiglie l'idea che si possono fidare, che mandare un figlio a scuola e essere certi, certi che lo tratteranno bene, e trattare bene potrà anche significare trattarlo con esigenza, ma certi che quel figlio tornerà a casa più capace, più ricco, più motivato, più interessato, che si sarà comunque confrontato con i suoi compagni. Allora noi avremo fatto una buona legge, perché una legge è qualcosa di vivo, è qualcosa di vitale, non è solo qualcosa di scritto. Come c'è una legge materiale e una legge formale, c'è la vita che dà alle leggi il senso stesso che hanno. Troppe volte oggi abbiamo anche ricordato buone leggi mai sufficientemente applicate. Ecco, noi vogliamo che questa legge possa esprimere, proprio perché lei vuole essere la buona scuola, tutto il buono che ha, e che questo buono arrivi tutto intero, senza dispersione di sorta, ai nostri ragazzi. Grazie. La ringrazio. Adesso la collega Santerini, prego. Grazie Presidente. Ma il dibattito che abbiamo fatto alla Camera sul disegno di legge è stato molto ampio, anche dettagliato. In alcuni punti direi approfondito, per questo io non aggiungerò molto e non userò il tempo a mia disposizione, se non per fare alcune considerazioni di carattere generale anche a proposito dei cambiamenti avvenuti al Senato del disegno di legge, che però non hanno modificato nella sostanza l'impianto del disegno. Dovendo sintetizzare appunto tanti mesi di lavoro, e quindi ripeto è quasi impossibile farlo, io ritengo che alla fine vada dato atto al governo di aver fatto uno sforzo ingente di risorse e, come dire, di essersi speso per la scuola, sostanzialmente, certamente, a differenza di governi precedenti, e soprattutto appunto in una logica direi quantitativa si è dato di più. Anche da qui è nato lo stupore rispetto a una protesta che non teneva conto di questo dare di più.